Stella, l'onore, intanto il piacere di ricevere questo premio dato non solo per motivazioni tecniche, ma anche di stile, di personalità. Sì, è l'orgoglio più grande, insomma. Io ho avuto piacere di incrociare il barone alla Roma, Scusami, Pietro, sono facendo. e ho potuto apprezzare la sua signorilità, la sua eleganza, il suo modo di, la sua ironia, insomma, che era poi, sono caratteristiche che apprezzo moltissimo. È veramente un orgoglio essere qui oggi a ricevere questo premio. Allora, anche da questo punto di vista, magari un primo benaugurante, lei ha una storia sicuramente più lunga alla Roma, l'Idolo ha avuto una storia lunga sia alla Roma che soprattutto al Milan, una storia anche vincente al Milan, si augura che in questo senso possa essere benaugurante. No, assolutamente sì, insomma, mi auguro di poter vincere come lui. Ha vinto due scudetti, no? In Italia, con due squadre e due città diverse, quindi sicuramente è il punto di riferimento e mi auguro che questo sia l'inizio, l'auspicio, insomma, in qualche modo. Però ci tengo a ribadire che sono qui a ricevere questo premio davvero con grande orgoglio perché è un grande personaggio. 3 giorni di riposo, 10 giorni al derby, ci pensa Gian Montella di giorno, di notte? Come funziona? No, ho fatto 3 giorni, ho staccato, non completamente, ma poi in parte ho staccato. La cosa bella di questo mestiere è che sei subito in pista e devi già preparare un'altra partita, quindi partendo dal passato ma guardando assolutamente al futuro. Quindi la testa e le idee sono già proiettate verso la prossima partita. Il Milan post-Roma ci arriva tutto sommato guardando il bicchiere mezzo pieno bene? Si sono viste delle buone cose al di là poi della sconfitta. Sicuramente la sconfitta è brucia, probabilmente meritata, ma questo conta poco. Sicuramente c'è stata un'idea, c'è un percorso che abbiamo intenzione, ho intenzione di proseguire, di migliorare, di accelerare. Quindi abbiamo tenuto testa a una squadra che l'anno scorso è arrivata a 25 punti davanti a noi, quindi significa che qua ci stiamo avvicinando. Sicuramente l'altra sera lo è stato nel gioco, non certo nel risultato, ma siamo qui per lavorare, insomma, sono tutte cose abbastanza preventivabili su cui stiamo insistendo, insomma, sul lavoro e sul proseguire così. L'ultima per quanto mi riguarda, ci sono tanti, noi abbiamo definito titolari, Borini, Romagnoli, Musacchio, Suso, Bonaventura, Carinci rimasti a Milanello. È una cosa positiva per lei? Sì, oggi pensavo di averne di più, insomma, da mattina già abbiamo svolto il primo allenamento, pensavo che ci fossero rimasti più calciatori, invece erano ancora pochi, però una decina ci sono su cui possiamo lavorare. Vincenzo, parto da un aforisma di Lidl, l'allenatore è il mestiere più bello del mondo, peccato che la domenica ci sia la partita. Ah, ma la sua ironia, la sua intelligenza era sublime, insomma, però un mestiere bellissimo perché ti appassiona, ti prende 360 gradi tutti i giorni. Io devo dire la verità. Se non, quando non perdo mi piace anche la domenica. Senti, Vincenzo, è giusto questo accanimento sul Milan in questo momento? Sembra che niente vada bene. Tu invochi la pazienza, ma mi sembra che sia un'invocazione poco raccolta da nessuno. Ma secondo me ci sta. Ci Ancora una sta penalità. perché le aspettative erano altissime, sono altissime. Noi sappiamo la realtà internamente come giocatore, come squadra, come società, quindi sappiamo che mediaticamente ci sta, ma il nostro obiettivo, il nostro percorso è quello che ci deve portare a crescere, a raggiungere l'obiettivo dei primi 4 posti. Non siamo distantissimi, fa parte tutto della comunicazione delle aspettative. L'importante è saperle gestire, non farsi condizionare. Ti do una bella notizia, Ancelotti ha detto che non ha nessuna intenzione di venire in Italia e neanche di fare il secondo di Montella. Lo farei io, secondo Ancelotti, la mia. Allora era una battuta, Carlo, insomma. Sì, comunque volevo dire appunto sul tuo futuro se ne parla tanto. Si riesce a essere tranquilli, visto che tu fai questo mestiere sempre sull'orlo del burrone, come tu lo sai. Ma sinceramente non mi ha turbato, non mi turbano neanche le azioni o le possibilità. Io faccio questo lavoro ormai da qualche anno, conosco i rischi del mestiere. Più alleno una squadra blasonata e di grandi aspettative come lo è il Milan, e più sono i rischi e più sono le chiacchiere. Sinceramente no. I miei pensieri sono come preparare la prossima partita piuttosto a cosa farei in vacanza se dovesse Certo. andare male. Allora, c'è la sosta campionato dopo aver incassato la fiducia della società. Un po' di giorni per ricominciare. Positivo o negativo in questo momento della stagione? Io sono estremamente positivo, ottimista, perché vedo che c'è del lavoro da fare, ma vedo disponibilità, vedo potenzialità.
vedo anche che cammina un po' in salita, ma è abbastanza, anche abbastanza normale, perché noi tutti dal primo momento, anche forse mediaticamente dal primo momento, si è sempre detto che ci vorrebbe del tempo, poi siamo i primi a pretendere che questo tempo non ci sia, e primi come parte in causa, e poi altri ci vuole assolutamente coerenza, ma io equilibrio, almeno per quanto mi riguarda, nelle valutazioni e nelle analisi soprattutto. Cambiamento nello staff, il preparatore atletico. Cosa cambierà? Sì, il punto. Ma sto valutando quale possa essere la scelta migliore, insomma. Potrebbe quindi rimanere il Riarte anche, oppure no? Ma Riarte già sta con me da qualche anno, ma c'è Vardi Fassi pure che sta con noi dall'inizio dell'anno, che ci sta dando un grosso contributo. Ci abbiamo una struttura, che c'è Savoia, che è anche lui un preparatore che è stato con me, insomma, quindi le soluzioni interne non mancano. Sto vedendo anche altri profili, ma non mi faccio prendere dal panico, insomma, per averlo subito per forza. L'ultima domanda c'entra poco col Milan. Lidom ha allenato tanti campioni, un campioncino l'ha allenato Montella tanti anni fa ed era il Papu Gomez, non è mercato né niente, ma stanotte c'è una partita decisiva. Se lo aspettava 7-8 anni fa che avrebbe giocato titolare una partita dentro fuori per l'Argentina? Ma non so, che avesse grandissime possibilità, si intravedeva, si vedeva, lo inseguiva in tutte le